Buongiorno a tutti, siamo alla terza giornata di Spectacular. Il mondo del teatro si sta rivelando sempre più complesso, sempre più anche difficile, insomma abbiamo attraversato molti temi, molte esperienze. Ecco, c'è un arrivato qui, Francesco, buongiorno, siediti anche. Dunque, siamo qui che questa mattina ci doveva essere un seminario, avevamo invitato due rappresentanti di Centrale Fies, responsabile di produzione e di comunicazione. Purtroppo c'è stato un problema che abbiamo comunicato 2 giorni fa, è avvenuto 2 giorni fa e l'abbiamo anche comunicato appena l'abbiamo saputo, di un'impossibilità di arrivare qui in Puglia, arriviamo dal Trentino, quindi diciamo se una cosa non è possibile in tutta questa distanza il tutto si amplifica sempre di più e quindi abbiamo qui il seminario come inventarsi una residenza artistica e farla funzionare, non c'è, abbiamo un altro seminario dove, beh, a parte residenze, stiamo facendo una serie di riflessioni sulle residenze, sugli spazi, sulle possibilità produttive, quindi siamo sul tema ad ogni modo. Al posto di questo, siamo qui con Andrea Pizzalis, che è un attore, fotografo, anche critico. L'avevamo invitato già per questo pomeriggio per fare un seminario sulla comunicazione, e su delle progettualità da sviluppare intorno ad un progetto di teatro che non è solo teatro, ma ci sono le immagini, sono parole, ci interessava capire questo. E il suo nuovo progetto di Mexican Standoff, che ci sarebbe dovuta stare anche Virginia Somadossi di Fies, che non c'è. Abbiamo invitato Andrea, siamo molto contenti tutti, giusto? Di essere qui con Andrea Pizzalis, che adesso ci racconterà cosa ha fatto, perché appunto in tutta questa storia sull'organizzazione, produzione e tutto, ci piace questo momento di esperienza, diciamo, più puntuale sul ruolo dell'artista, dell'attore, attore che ha più sguardi, quindi non so perché non abbiamo mai pensato all'attore da questo lato, ma sempre a posizioni da più lati che sviluppano più tipi di discorsi. Quindi passo la parola ad Andrea e grazie a voi tutti. Io mi metto nella platea, se vuoi. Mi servono tutti e due? No, infatti non ti serve, questo serve a noi per domande, come sempre la modalità. Allora, io non sono prettamente nelle veci di Centrali Fies, nel senso che non sono qui per portare la parte della lezione che doveva tenere la produzione e la comunicazione di Centrali Fies. Io con Centrale Fies c'entro in una maniera satellitare, nel senso che sono un collaboratore con Centrale Fies, specialmente con Virginia Sommadossi, che invece è la responsabile della comunicazione di Centrale Fies. E sono con lei all'interno di un progetto che nasce dentro Centrale Fies e che vuole essere una riflessione, diciamo, una costola per far sì che i centri di produzione e di performing art non abbiano soltanto in sé un carattere specifico di centro di produzione di arti performative e non riflettano esclusivamente su quello che è il ruolo del teatro all'interno di questi centri, ma anche di come possano svilupparsi attraverso altri linguaggi e come magari un centro o una residenza artistica possa essere di per sé anche un punto di riferimento che produce arte, ma non soltanto la ospita all'interno. E questo nasce un po' da una riflessione che abbiamo fatto in special modo nell'ultimo festival di Centrale Fies di quest'estate, Mainers, e abbiamo aperto un dialogo anche rispetto a quello che era il ruolo dell'arte in generale, non soltanto teatrale, e di quanto il teatro avesse necessità
di aprire un dialogo con altre forme di linguaggi, più specificatamente per esempio l'arte contemporanea, che per quanto vicino rimane sempre una costola distaccata dal tutto, e quanto invece fosse complesso riuscire a far sì che il teatro toccasse una forma trasversale di comunicazione di linguaggio o anche di pubblico, quale per esempio tutta quella parte che solitamente appartiene per esempio alla musica o appartiene a chi è più interessato per esempio rispetto al cinema, all'arte contemporanea o alla grafica o alla moda. Insomma, abbiamo visto un pochino che il problema del teatro in questo periodo storico, diciamo, è il fatto che si sia relegata su una specie di isolotto per cui sembra sia sconnesso da tutto quello che è un mondo che lo circonda. Non a caso il teatro nelle varie forme culturali è quello sicuramente che ne risente sia da un punto di vista di fondi, l'abbiamo probabilmente già tracciato ieri questo aspetto, ma non soltanto da un punto di vista di fondi, che sicuramente è un nodo essenziale anche per capire come mai non riusciamo a rimpolpare quelle che sono le casse e quindi a permettere una mobilità anche delle compagnie, ma il nodo fondamentale è che il teatro non attecchisce assolutamente più su quella che è su quello che è proprio l'interesse delle persone. È come se non dialogasse più minimamente. Questo lo vediamo perché soprattutto un certo tracciato del teatro contemporaneo, quello che esce fuori esplicitamente dalla prosa o dal teatro classico, quello che è più specificatamente la tradizione del teatro italiano, rimane un po' isolata, per non dire completamente abbandonata, sia da un punto di vista di sostegno da parte dei fondi, ma soprattutto da un punto di vista proprio di seguito, dove lì per seguito noi vediamo presente in realtà soltanto una piccolissima parte di addetti ai lavori e quindi sempre le solite facce che alla fine si rimpallano il gioco. Credo che qua tutti quanti che abbiano bazzicato gli stessi teatri trovando sempre le stesse persone e sempre gli stessi interessati a un certo tipo di teatro contemporaneo. Ora, la difficoltà nasce inizialmente nel cercare di definire cosa diciamo noi quando vogliamo parlare di teatro contemporaneo o teatro di ricerca. E abbiamo cominciato ad aprire un focus di scambio anche a livello squisitamente teorico in questo festival in Mind Arts, anche con altre realtà teatrali e altri festival presenti in Italia, come per esempio Roma Europa, c'era all'interno del booklet di quest'anno un dialogo aperto tra Virginia e per esempio Matteo Antonacci, che lavora per Roma Europa Festival. E vedevamo quanto la difficoltà fosse per il teatro riuscire ad avere e un feedback da parte del proprio pubblico, nel senso che è una forma artistica che non riesce a dare l'eco di quale colpo subisca nel momento in cui viene usufruito. Quindi sicuramente una delle difficoltà è per esempio quella di riuscire anche a creare una forma di educazione al teatro che rimane purtroppo isolato da qualsiasi tipo di confronto e soprattutto rimane nelle forme artistiche una delle forme meno coscienti di linguaggio, nel senso che se noi andiamo a chiedere più o meno a chiunque cosa pensi sia il teatro, Non si riesce bene a definirlo, però tutti si sentono in dovere di parlarne e di dire qual è la forma più giusta o sbagliata o come dovrebbe essere fatto. Abbiamo visto anche che, abbiamo notato insomma, che nel teatro, forse per una sua struttura un po' più antiquata proprio e anche per una forma di incontro che è abbastanza anacronistico, quello del fatto che ci sia una persona che incontra altre persone dal vivo, mentre adesso siamo
abituati a vivere qualsiasi cosa in forma virtuale, fosse necessario uscire fuori da un incontro squisitamente live per cercare di trovare un contenitore che potesse promuovere la forma teatrale anche attraverso dei mezzi che non sono prettamente teatrali. Insomma, non si può non considerare più il fatto che attualmente esistano delle piattaforme e che siamo all'interno di un linguaggio che sia prettamente visivo, sempre più lontano da quella che è la parola e quindi di quanto il teatro abbia in sé un grande problema strutturale di ordine sia drammaturgico sia comunicativo che è legato fortemente alla parola e alla prolissità della parola. Quindi abbiamo cominciato a delineare quali punti potessero essere fondamentali per creare una comunicazione teatrale e riuscire a renderla dinamica all'interno del panorama. Si è cominciato a pensare infatti così di creare all'interno di Centrale FIES, e noi abbiamo io ho questo ruolo là con loro, è l'unica cosa che mi appartiene, una specie di collettivo di comunicazione che non soltanto quindi pensi alla promozione di spettacoli, ma che si faccia di per sé un organo che produce una possibile immagine, una possibile visione anche della struttura da cui parte. Cioè, abbiamo cominciato a chiederci come può Centrale FIES, in questo caso, ma come può qualsiasi residenza o festival essere non soltanto l'organo che ospita, ma anche un centro appunto di produzione artistica. Abbiamo messo su questo collettivo che si chiama The Mexican Standoff e che cerca di trovare all'interno di una struttura quelle che sono le peculiarità tipiche della struttura, ossia di cercare anche un fil rouge che abbia unito le varie edizioni di un festival e riuscire a comprendere quale sia anche la poetica di questa struttura. Perché, perché le varie forme di collaborazione o di ospitalità non sono state fatte a caso, per cui negli anni si è creato in realtà un percorso che si è ben delineato. Non solo, abbiamo anche notato per esempio che ogni festival in realtà ha in sé, questo in special modo in Centrale FIES, un germe per il festival successivo, quindi in realtà è una forma di contaminazione. Questo crea in effetti una specie di mood board, che per esempio è un concetto comunicativo molto forte attualmente, che non è prettamente teatrale, proviene dal linguaggio in special modo del design o della moda, ma che crea una connessione molto forte con l'immaginario collettivo. Quindi si è spostata la riflessione su quanto fosse importante nel teatro riuscire a recuperare un immaginario collettivo. Credo che sia la cosa che principalmente manca nelle compagnie, ma anche nella produzione artistica dell'individuo. Cioè, c'è un grave problema che secondo me, ed è quello che porterà lentamente all'estinzione un po' del teatro, se proseguiamo in questa via. Sì, sono abbastanza estremo in questa... Sì. Che è il fatto che ci si stia muovendo come monadi. Cioè, come se la produzione artistica di un individuo non abbia più alcuna connessione con quello che è l'immaginario collettivo di questo momento storico. Ora, la difficoltà è che questo momento storico è particolarmente frammentato sotto un punto di vista di immaginario. Siamo in un'epoca che è completamente bombardata da immagini che di per sé non hanno un senso. Se messe noi che siamo così invece strettamente affezionati e bisognosi
di un senso, di una storia, di qualcosa che ci faccia sentire entro dei limiti. Il teatro tende spesso a fare questo, a tentare di creare tende a creare una storia che però non attecchisce più all'interno di una visione collettiva. E così anche non funziona più la comunicazione, per il fatto che non c'è più una linea direttiva anche di immaginario in cui ci si riscontrino tutti quanti. C'è un problema da un punto di vista culturale, il fatto che il teatro si sia trincerato in una forma di, almeno a me appare così, diciamo, sono tutte riflessioni, non c'è niente di dogmatico, appunto, ma sembra che il teatro si sia trincerato, specialmente in Italia, in una forma dogmatica, ossia per cui per cercare di tenere saldo e legato quello che è il suo valore culturale, si siano date delle regole di quello che possa entrare o non entrare all'interno del panorama teatrale. Per esempio, abbiamo notato di quanto sia complesso e difficile far ammettere l'esistenza di un linguaggio come, per esempio, la moda all'interno di un linguaggio prettamente teatrale, come se il linguaggio della moda venisse a sminuire o a rendere meno valido l'apparato intellettuale che ricopre il teatro. Ecco, il teatro si è un po' arroccato come a piccolo dispensatore di sapere che non apre più un dialogo con niente. Questa, per moda intendo anche una forma di comunicazione e di accoglienza di un panorama che, per esempio, non ammette soltanto una riflessione di ordine intellettuale, ma anche squisitamente estetica. Una cosa che io credo sia abbastanza comprovabile è che quando si parla di teatro, ma soprattutto quando si parla anche di festival, la grande carenza è da un punto di vista estetico, ossia è complesso far entrare nell'interesse collettivo un qualcosa che sembra si sia fermato a 40 anni fa. Il teatro ha questo problema. Sembra che quando intorno agli anni 70 si è cominciato a creare una forma di ricerca, la ricerca sia però, noi di ricerca non facciamo assolutamente più niente, non, è un'illusione questa cosa che esistano compagnie di ricerca. Lo dico anche in maniera abbastanza categorica, nel senso, tornando indietro, io sono qui, ma io non sono un designer, non sono prettamente un fotografo, non provengo da un'istruzione di giornalismo. Mi occupo di fotografia, scrivo sul sipario e promuovo la comunicazione di alcune cose, ma come interessi paralleli che si sono sviluppati dal mio lavoro principale, che è quello d'attore. Io ho lavorato con la società San Raffaello Sanzio, con Emma Dante per parecchi anni, e per 5 anni ho lavorato con Ricci Forte. A monte di tutto questo c'è un'esperienza lunga con Giuliano Basilicò, che forse se lo sono dimenticati tutti. No, beh, la maggior parte della gente se l'è dimenticato, ma comunque diciamo che era il capostipite del teatro di ricerca degli anni 80, vicino, 70-80, vicino a Carmelo Bene, possiamo dire che sono stati i fondatori delle cantine romane. Questo per dire che sono forse passato da un estremo all'altro, e ne vedo l'assoluta discontinuità e come non ci sia un punto d'incontro nel mezzo. Il problema è che noi non siamo né laggiù negli anni 70 né soltanto nel 2013, c'è una linea che va curata. Ora, non si può più pensare a una forma di ricerca teatrale collassata sul teatro, come per esempio è la ricerca degli anni 80, degli anni 70, che pensava
fondamentalmente al suo lavoro e al lavoro dell'artista come forma emergente di tutto un discorso. Noi siamo in un'epoca in cui è molto importante il concetto di link e di comunità a livello ideale. Mai quanto adesso il problema è che, nonostante noi siamo all'interno di un discorso che preveda una globalizzazione, in realtà ne appare sempre di più la singolarità. Questo credo sia il problema dell'incomunicabilità tra il prodotto artistico di un singolo e la capacità di attecchire su una massa. E anche l'impossibilità del singolo di emergere come tale in una situazione in cui il globale è più forte del singolo, nonostante lo lasci solitario e da solo. Questo, quando mi dicevi che cosa c'entra quindi con la moda, è il fatto che non ha più la potenza il teatro, non ha più quel potere intellettuale di poter conversare fuori da dinamiche legate anche a un'idea di mercato. Ciò vuol dire che non si può neanche soccombere però all'idea di mercato, ok? Il serio problema, cioè sono queste le due cose che entrano, sono queste le due cose che entrano in grande contrasto, ossia da una parte il teatro deve cominciare a creare, e sempre più è richiesto che crei mercato. Un artista vive tanto quanto riesce a smuovere un guadagno, non c'è più la possibilità di pensarlo come essenza a sé, nel senso c'è l'artista. Allo stesso tempo però questo discorso è il primo grande problema all'interno della ricerca. Lo affermo in maniera totale, che non esiste più la ricerca, perché non esiste più il tempo della ricerca. Io ho citato delle compagnie di cui ho fatto parte che sono notoriamente considerate le punte di diamante della ricerca italiana, ok? Ma in nessuna di queste compagnie esiste una ricerca. In nessuna di queste compagnie esiste il tempo di poter far nascere qualcosa. Quindi vuol dire che probabilmente la ricerca del teatro deve modificare, credo. Non si può più pensare non si può più pensare, o forse si può pensare, nel senso che è una forma utopica da dover mantenere come principio etico all'interno di un discorso artistico, quello che l'artista abbia necessità di un tempo lungo, ma niente come il teatro ha necessità di un tempo lungo di creazione. La prima cosa, io credo che si arrivi a capire facendolo teatro, non guardandolo, perché poi guardandolo è quella manciata di ore quando ormai ti dice fortuna, se non quei 30 minuti o quei 15 secondi in cui diciamo che abbiamo fatto la performance teatrale, in cui si consuma lì e che potrebbe essere all'occhio di chiunque creato in 15 minuti a tavolino. In realtà dietro il procedimento è un procedimento che passa attraverso una assenza all'inizio, ossia il processo artistico teatrale passa attraverso una produzione di niente per lungo tempo. Uno deve imparare a sviluppare la pazienza nel non vedere accadere nulla. Siamo sempre più attaccati. Ciao. Siamo sempre più attaccati all'idea, a un'idea commerciale, per cui il prodotto artistico debba arrivare allo stesso modo a tutti e con gli stessi identici tempi di fruizione. Ora, c'è una per quante parole abbiamo sprecato fino adesso, c'è un problema di base.
abbiamo sviluppato una capacità di acquisire le immagini infinitamente superiore a 30 anni fa, ma nemmeno, a 20, forse anche 15. Con l'avvento di internet, ora sembra un discorso poco pratico, molto teorico, ma in realtà son cose tangibili. Con l'avvento di internet abbiamo sviluppato una forma di pensiero e di interconnessione tra immagini altissima. Il teatro questa cosa non la permette perché ha dei tempi umani, detto proprio, non abbiamo una DSL dentro la testa, tantomeno nel corpo. Passa attraverso il corpo ha un ritmo assolutamente suo e assolutamente rallentato rispetto alle immagini. E questo credo sia il più grande deterrente che ha il teatro e che è il più grande deterrente che faccia sì che nessuno vada a teatro a vedere, come succedeva un tempo, un lavoro artistico che per di più la cosa più nobile in assoluto che ha è quella di creare un momento di incontro. Intanto si è perso l'incontro, quindi a mio avviso si è snaturato quello che era il principio primo del teatro, ossia di essere un luogo in cui si riunisce una comunità, ma ha preso sempre di più e questo accadrà sempre di più fin tanto che si promuoveranno soltanto delle forme teatrali che prevedano l'intrattenimento. È diventata una forma dal vivo di cinema, dove le persone vengono a passare delle ore guardando un qualcosa che accade, chiedendosi anche il perché debbano sprecare delle ore dopo un'intera giornata di lavoro, e spesso catapultata all'interno di un luogo che si è fatto squisitamente intrattenimento e non più momento di passaggio, di comunicazione con l'esterno. Non è un caso se nel teatro ci sono delle persone vive e non il solito monitor che produce delle immagini. Il fatto che non siamo più abituati a usufruire di immagini che prevedono una lentezza, di un linguaggio che preveda un momento di accoglienza, fa sì che bisogna ripensare probabilmente tutta quella che è la promozione di un lavoro. Sono due le cose: o si va a sminuire il lavoro, sminuire, poi non so neanche dire se sia la parola giusta a sminuire, ossia, o si cambia l'idea proprio di linguaggio all'interno dei lavori teatrali, e anche questo è un argomento che bisognerebbe aprire, ossia ripensare il teatro fuori dal teatro. Probabilmente in sé per sé la scatola teatrale non è più adatta ai tempi. Questo non vuol dire che l'evento teatrale non possa essere ricreato altrove. Quindi perché sempre di più andiamo incontro alla dicitura performing art piuttosto che teatro? Sempre di più noi vediamo anche questo incontro ha in sé performing art, non ha un laboratorio di produzione teatrale. Probabilmente perché la performing art decontestualizza il luogo in cui noi siamo soliti vedere accadere qualcosa. Questa forma di arte performativa credo debba passare anche all'interno di una progettualizzazione intera di comunicazione, vendita e pubblicità di un prodotto artistico. Per entrare nello specifico e capire di cosa stiamo cominciando a parlare, io non credo più che sia possibile pensare da parte di una compagnia o da parte di un individuo al lavoro che verrà rappresentato e basta, senza più avere uno sguardo molto più allargato
su tutto ciò che si deve venire a concludere, quindi di un mondo che ricopre il prodotto finito. Credo che una compagnia o un individuo debbano cominciare anche a pensarlo nel suo apparato virtuale. Quindi cosa c'è prima dello spettacolo e cosa c'è dopo l'evento. Cioè, non voglio dire che l'evento sia l'ultima cosa, ma non può più viaggiare in solitaria. Questo vuol dire che bisogna capire anche cosa andare a sviluppare e come far sì che l'evento teatrale arrivi al pubblico prima dell'evento stesso. Questa cosa, da qua è partita la riflessione grande di cui parlavamo, di cui ho parlato insomma tutto qua prolissamente, e nel caso di Centrale Fies, e con qua chiudo rispetto a Centrale Fies, con la creazione di questo The Mexican Standoff, che è un collettivo composto da Virginia, che è la responsabile comunicativa di comunicazione di Centrale Fies, quindi più ferrata sull'aspetto di comunicazione, pubblicità, immaginario e così via, da Dido Fontana, che è un fotografo, e da me, che sono fondamentalmente una forma ibrida di queste cose messe insieme. Da parte mia, in special modo, io sono uscito dalle compagnie in questo momento, quindi non faccio parte di nessuna compagnia. È una storia abbastanza recente, che prevede però appunto la necessità di distaccarmi per portare avanti quelle che sono le riflessioni che ho appena fatto. Nello specifico, ho cominciato a creare un mio prodotto, che non so dove... lo chiamo prodotto perché non è soltanto un progetto e non è soltanto una creazione artistica, è qualcosa che deve essere pensato come vendibile, che non so dove porterà e non so dirvi attualmente quale riscontro potrà avere nel momento in cui arriverà l'evento. Posso dirvi il riscontro che ho attualmente nella sua fase virtuale, quindi in tutto ciò che ci sta prima. Questo progetto, che prevede una nascita da un testo concreto che è Moby Dick, quindi esiste qualcosa di... ha un supporto letterario sotto, non è una fantasia a sé, è stato motivo di grande riflessione sul come far sì che da qui al momento in cui verrà proposto come evento teatrale possa essere già, possa già creare all'interno di una collettività un interesse da un punto di vista parateatrale. Quindi si è cominciato a pensare inizialmente di lavorare su una veste grafica di un prodotto che non esiste. Partendo da una riflessione molto concreta, tre quarti delle volte che noi ci avviciniamo a qualcosa, a un prodotto, che sia cinematografico, piuttosto che parto dalle cose artistiche per arrivare a cose molto più concrete, cinematografico commerciale, se, questo vi fa capire il fatto che uno non riesca neanche a dirlo quali tabù ci siano nel pensare all'arte come qualcosa che possa produrre denaro. Allora, questo è un problema gigantesco, perché vuol dire vuol dire proprio che c'è la necessità di modificare una struttura culturale di un paese come questo. Noi la maggior parte delle volte... Sì, ma... Sì. Ma non solo... Tanto c'è lui. Ma non solo produrre denaro, che poi, se la vogliamo vedere così, è la parte più... Allora, se vogliamo rimanere in una nuvola di nobiltà, produrre denaro è la cosa più bassa, ma anche l'unica che in realtà porta avanti la possibilità di farlo conoscere, ok? Però, togliendo da quello, c'è un problema proprio alla radice.
che non interessa a nessuno. Quindi non potrà mai produrre denaro, cioè proprio le due cose sono una conseguenza all'altra. Non va di moda. Allora, in questo noi non possiamo neanche continuare a pensare di produrre arte completamente scollati dalla realtà che ci troviamo davanti. In questo, in questa è il ventunesimo secolo, è il secolo della moda, non ce n'è un altro, è il secolo della moda, di internet e dell'avatar, quindi di ciò che non esiste. Non si sa come sia possibile di voler pensare ancora al teatro senza prendere in esame i tre principi che mandano avanti tutto, quindi globalità, immagine e inesistenza. Cioè, immagine, anche immagine, anche io ti parlo di iconografia, è molto importante che una cosa diventi iconic. Dico iconic usando infatti non a caso un termine della moda che non è sicuramente usata a teatro. Ora, questa cosa potrebbe scagliarmi contro l'odio di tutto il teatro italiano. Sì. Nel senso, il problema è quello, trovare modalità produttive e alternative che rispecchino, che rientrino, no, in un discorso produttivo globale, ok? Io non posso parlarti di produzione perché la produzione non è un ambito di cui io mi posso, cioè di cui non conosco, proprio, perché quando tu parli di produzione purtroppo viene, purtroppo nella produzione viene subito in mente reperimento fondi. No, allora non ti parlo di quello, ti parlo proprio di produzione artistica, creazione, tutto. Lavorare, ok, su ciò che non esiste, fa esistere poi il teatro alla fine? Questa è una domanda, chiaramente, questa chiaramente è una domanda. È la domanda. Ok? Bisogna lavorare su quello, il fatto che tu, che voi abbiate individuato una serie di elementi fondamentali da cui partire, e ci sono, esistono, ed è quello che hai detto è condivisibilissimo, e almeno io nella mia esperienza lo posso riscontrare, no? Però attenzione, perché c'è chi lo fa bene e lo fa come... Questo rientra, io credo, questo credo sempre rientri in un parametro di... ma è chiaro che quando si tratta di comunicazione o si tratta di promozione, di vendita di un prodotto, c'è è una disciplina che ha pochi parametri codificabili, a parte alcuni, nel senso, se volessimo metterci qua a trattare di cosa funziona o cosa non funziona, per esempio nella comunicazione multimediale tipo Facebook, potremmo metterci qua e tranquillamente trovarli, perché non è vero. Facebook, per esempio, che adesso involontariamente si è aperta una... forse momentaneamente, io vi parlo, fra un anno potrebbe non esserlo più. Attualmente speriamo, ma forse anche no. Non te lo so dire, nel senso. No, non mi piace la piattaforma. No, la piattaforma. Non è una. Non c'è, allora, la questione è questa: non c'è più una. Nel discorso che sto cercando di portare avanti, non c'è la possibilità neanche di riflettere sul gusto. È superfluo, capito? Mi piace molto. Non c'è la possibilità di riflettere sul gusto. No, nel senso che non. No, ma non sto dicendo un problema. No, nel senso che non c'è il tempo, non so se te ne rendi conto, non c'è il tempo, perché questa cosa che io sto dicendo, no, aspetta, torno subito indietro, perché questa cosa che sto dicendo improvvisamente crea un disagio morale, ok? No, è vero, crea, no, è la sicurezza,
No, lo crea un disagio morale, nel senso che questa cosa in realtà è il gong con cui tu permetti più o meno tutto. E non è giusto neanche questo, a mio avviso, cioè, nel senso, un parametro, bisognerebbe recuperarla. Nel mio discorso finora non si è parlato di una cosa: è necessario recuperare un'etica artistica fortissima. Questo discorso è difficilissimo, magari ne parliamo più tardi, ma perché il primo problema siamo noi, nel senso, non noi esseri umani, noi attori. Quindi è un problema di una difficoltà enorme, su cui torneremo. Quindi io non sto dicendo che, a mio avviso, anche perché questa opinione è squisitamente mia, non mi voglio far portatore dell'opinione di nessun altro, non sto dicendo che sia necessario andare a usare mezzi che noi non gradiamo per un fine commerciale, ok? O che tutti i mezzi, nel senso, Facebook, se vogliamo dirla tutta, è una piattaforma che prevede dei serissimi problemi, anche da un punto di vista culturale. Però queste chiacchiere stanno a zero, nel senso che intanto Facebook andrà avanti, nonostante noi continuiamo a dirlo. Allora, dobbiamo cominciare a dividere... Ma no, sì, no, aspetta, non ho parlato di evoluzione. Ho detto che andrà, appunto, ti ho detto andrà avanti. Se non si chiamerà Facebook, si chiamerà. Ma certo, secondo me c'è bisogno di una piattaforma anche a livello promozionale che crei più, cioè perché sta diventando sempre più bello, c'è un'abitudine ormai. Ma sai cos'è? Cioè, questo mezzo non nasce per tutto quello che, per cui adesso si sta sviluppando, e soprattutto non nascendo per le necessità di cui stiamo parlando, ma nascendo esclusivamente per una forma di controllo del pettegolezzo, cioè nasce proprio per questo, non è che me lo sto inventando, te la fa capire lunga su cosa interessi. Ossia, se è la piattaforma più quotata sul mercato, vuol dire che il principio base da cui parte è il principio che muove il mondo. Ok? Ora, lungi da me dire che l'arte debba andare a finire sulla quotidianità, via, non interessa a nessuno in realtà in un campo artistico la quotidianità, e anzi la quotidianità è la morte dell'arte. Se c'è qualcosa che io credo a cui serva l'arte è il trascendere assolutamente la quotidianità, ma qua non stiamo parlando del prodotto artistico, noi qua stiamo parlando della comunicazione, che non è arte. Non per questo la comunicazione non può produrla. Nel senso, pensiamo per esempio nell'ambito pubblicitario a quante pubblicità che di per sé non hanno come finalità un prodotto artistico permettano a un artista di passare con un prodotto artistico. Esempio, molti spot creati da registi cinematografici sono di per sé un piccolo prodotto artistico, anche se la finalità è squisitamente commerciale. Io credo sia un discorso molto nobile, non ha niente di semplicemente perché uno vede la finalità in un reperimento fondi, smettiamola di demonizzarlo come, cioè è la società governata dal denaro, però non si può parlare di denaro, viviamo in una schizofrenia incredibile, parliamo di teatro ma il teatro è senza soldi, naturalmente questa cosa si fa gratis, cioè naturalmente cosa? Quante volte ci sentiamo dire naturalmente questa cosa è gratis, naturalmente è gratis, cioè teatro, è ora di dirlo, è l'unico luogo in cui gli attori pagano per lavorare, cioè non è più possibile, ok? Non è pensabile una cosa. Ma basta pensare al concetto di laboratorio, cioè nel senso non ha nessun senso che un laboratorio costi 300 euro a persona, perché un laboratorio di 6 giorni non può dare niente di artisticamente valido a nessuno. Però Binasco ogni tanto prende l'attore di prendere. Ma tutti, no, sì, però sai cos'è? Che ogni 25.000 euro che gli entrano in tasca un attore lo prendono, però nel senso... Ma questo perché? Perché il laboratorio diventa per un artista l'unica fonte di guadagno, quindi
c'è, quando c'è del marcio alla base, l'infezione si sviluppa in tutto il corpo, non è che cioè, è così. Ma io non posso stare a parlare qua di questo perché non so proprio come, se sapessi come uscirne, sarei io al ministro dell'economia e non chi ci sta, che non sappiamo chi sia. Qua parliamo soltanto di promozione. Promozione che per me ha un valore ancora più basilare, che è il creare un interesse. Quindi vorrei che questa lezione, che in realtà è un dibattito con voi, non è nessuna lezione, aprisse una sensibilizzazione rispetto a quello che è il ruolo della comunicazione in quanto epifania di interesse, punto. E già questo dovrebbe bastarci. Non so perché epifania di interesse. Cioè, nel senso... lo so, questa è il grande. Sì, no, però aspetta, l'epifania dell'interesse. Cioè, nel senso, io credo che sia fondamentalmente il grande problema è la noia di vedere quando continuiamo a dire in ambito teatrale questa cosa è tipo un mantra, è tutto già visto. E non si può sperare di vedere una cosa nuova ogni 3 secondi, quando per di più la proposta è ormai centuplicata. Cioè, cominciamo a rientrare nei parametri normali, altrimenti il complesso di dover creare lo stupore a tutti i costi ci seppellirà. Ma i critici, e ne faccio parte in una minima parte anche io, andrebbero sterminati, ma non sterminati, nel senso, il problema del critico, qua stiamo a parlare di altro che non c'entrava niente con... No, nel senso che il problema del critico, perché me lo chiedo anche io, dovendolo fare, è che probabilmente andrebbe ripensato il ruolo del critico. Io quando parlo di critica, per esempio, cito sempre lo stesso critico, che non è un critico teatrale, ma è un critico letterario, ma da cui dovrebbero prendere scuola tutti, che è Citati. Secondo me è l'ultimo critico che abbia possibilità di essere definito tale. Il quale non critica non vuol dire essere stizziti nei confronti di qualcuno. Critica dovrebbe essere un parametro di accesso all'interno di quello che viene proposto, una chiave di lettura, senza poi neanche cadere nel compiacimento tipico del critico che scansa l'artista e ci si pone lui al centro del lavoro. Sì, sì, ma il critico è un attimo che si sostituisce all'artista, perché di base quando vengono a dire che il critico è un artista frustrato, non stiamo tanto lontani dalla realtà, nel senso, soprattutto adesso sto per sganciare un'altra bomba, ma intanto... No, nel senso su di me, ma intanto non me ne frega nulla ormai, soprattutto dal proliferare dei blog. Quindi quando io dico che internet è il futuro, cioè non è il futuro, è il presente, ma quando dico che non possiamo sganciarci da questa cosa, non vuol dire neanche doverci soccombere a tout court, insomma. I blog sono un problema, nonostante siano espressione di un pensiero libero. Siamo davanti a degli argomenti che sono profondamente delicati, nel senso che è vero, cioè ma non esiste, cioè poi soprattutto siamo nell'ambito, soprattutto a teatro la democrazia non si sa manco dov'è di casa, quindi non esiste, il concetto di democrazia è un concetto aleatorio, non è un concetto utopico, la democrazia non esiste né in uno Stato, né tantomeno in un processo artistico che non c'ha il processo artistico di per sé è il processo più dittatoriale che esista,
Quindi non è proprio l'imporre e la mia visione e la tua visione, non cercare un punto d'incontro, perché intanto una delle due, o quella dell'attore o quella del regista, prevarrà, solitamente quella del regista. Sì, io volevo farti delle domande, sì. Nel senso che parlavamo proprio in questo momento con Isabella della proprietà di linguaggio che ti contraddistingue e con cui stai snocciolando piano piano a noi che comunque viviamo veramente la questione artistica in maniera da protagonisti, perché stiamo quasi tutti in scena o comunque lavoriamo per la scena. Io non ho potuto fare a meno di segnarmi alcuni aspetti tuoi a cui vorrei per qualche modo avere qualche risposta in più, sì. Perché in qualche modo tu stai facendo dei bellissimi voli pindarici sopra tanti aspetti, però vorrei veramente in maniera concreta, sì, capire, no, se mi aiuti pure. Cioè, ad esempio, tu hai iniziato, cioè hai iniziato a un certo punto del tuo speech, sei arrivato a parlare del non esiste più la ricerca, sì. Ok, perché giustamente tu dici, nelle produzioni che io ho preso parte all'interno di compagnie importanti, più che importanti, che comunque contraddistinguono il teatro di ricerca, effettivamente poi a quel punto lì non c'è più ricerca, ma c'è fare, produzione. Non a caso anche il primo giorno è venuto fuori il nome di Antonio Rattella, che ormai fa dei prodotti molto di marketing teatrale, diciamo, scegliendo i nomi giusti degli attori, ma anche degli spettacoli stessi. Eh? Fa tutto due. Cioè, sia Stabile Mobile sia Antonio Rattella. Esatto. A quel punto, allora, la mia prima domanda è: ce ne sono due o tre, quindi non so. La prima domanda è: ok, non esiste più il teatro di ricerca in quel momento? Oppure pensi che il teatro di ricerca sia esistito quando queste persone come Emma Dante, dopo l'esperienza torinese a Settimo, torna in Sicilia nella solitudine più totale e trova il metodo per diventare Emma Dante? Come Antonio Rattella, aneddoto che mi è stato raccontato, all'età di 30 anni deve chiedere i soldi per comprarsi una bottiglia di spumante per brindare il suo compleanno con i suoi amici. Cioè, allora pensi che, partendo anche al giorno d'oggi, il processo di ricerca sia in qualche modo l'inizio, la progettualità con cui poi una volta entrato nello star system perdi e vai, oppure pensi che anche quello lì non si possa definire teatro di ricerca? Aspetta, poi te le faccio tutte, così magari... Sì, sì, adesso me le ricordo. Sì. No, vabbè, cioè era un argomento... Ricordo che dall'argomento siamo usciti già svariate volte. No, no, poi se volete ci rientriamo. No, io perché mi sembrava una cosa talmente interessante per quanto mi riguarda che... No, perché parlava a livello dell'epifania, dell'interesse che poi ci siamo persi. Cioè, nel senso, come rendere interessante un prodotto. No, allora io sto... No, adesso, magari adesso mi ricollego... Interessante capire se... No, no, ma guarda, in realtà quello che stai dicendo per quanto mi riguarda non è lontano da quello che stai dicendo, cioè nel senso che ce lo vedo soltanto io un collegamento, ma c'è. C'è. Il link c'è. Quindi a un certo punto il problema non è più la produzione, però potrebbe essere qualcosa. Poi la scelta del pubblico, ossia credo che in quello che dici, quando tu affermi del fatto che il pubblico ormai va al cinema... No? Magari, sì, senso, cioè nel senso non va neanche più al cinema. Non c'è più un reale. Lo spettatore è diventato spettatore. Nel senso, questa parola è giustissima. Ok. Cioè non c'è un'altra parola che possa definire lo spettatore se non spettatore. Cioè uno che sta là e guarda, ma spettatore, se lo vogliamo prendere proprio alla radice, è qualcuno che aspetta. Che aspetta. Ma qua non aspetta più nessuno. Però in qualche modo adesso può fare una cosa che prima non faceva, cioè scegliere. E quindi in qualche modo anche il prodotto deve passare attraverso un processo di accattivamento dell'immagine, no? Sì. Cioè mi devi colpire. Sì. Quindi
mi chiedevo anche il pubblico, tu come lo intendi rispetto a questa cosa qua, non so se ti è chiara la domanda. E poi per quanto riguarda il discorso, io ho seguito in quest'ultimo periodo, infatti ci siamo anche incontrati a Dro, a parte vabbè, il lavoro da vicino del Teatro Sotterraneo, che anche loro lavorano molto sull'immagine, però non lavorano molto sull'immagine su se stessi, diciamo, cioè non li vedi, tra virgolette, protagonisti nella vita normale dell'immagine che danno sullo spettacolo. Sono persone comuni a noi, cioè così. Mentre invece ho seguito anche molto in quest'ultimo periodo il lavoro di Mara Cassiani, che Mara invece per certi versi fa un po' il discorso che stavi facendo tu e che io trovo interessantissimo, per quanto anche distante dalla mia natura. Però volevo affermare sta cosa, cioè i problemi di Mara a portare avanti questa sua poetica, che poi non è la sua poetica ma è la sua persona. Uno, per quanto riguarda la performance, che tu dicevi bisogna ripensare al discorso di fare spettacolo, di fare della scena proprio, in quanto ha un qualcosa di performing art e quindi completamente sempre nuovo. Mara, per esempio, nel momento in cui ha iniziato il suo percorso lavorativo, si è trovata di fronte anche a dei problemi tecnici, cioè il comunicare a un aspetto tecnico, quindi proprio ai tecnici proprio del teatro, le diversità con cui il suo spettacolo muta. Certo. Quindi questo è un altro aspetto molto importante che secondo me bisognerebbe anche un attimo discutere, cioè la poca adesione a un processo di novità rispetto alla classe lavorativa che lavora nel teatro, quindi tecnici, organizzatori, eccetera, eccetera. E ti chiedo se questa cosa è veramente un problema. E l'altro problema è poi quello che dicevi tu, essere anche al post, no? Una volta uscito dallo spettacolo. Cioè, noi giravamo con i skate, che è una cosa che certo. È molto legata al personaggio Mara Cassiani. Per quanto eravamo a Dro, c'era una diffidenza visiva e una poca voglia, che per quanto mi riguarda era anche un po' bizzarra, perché poi si fa tutto un lavoro di avvicinamento all'artista e poi questo artista, nel momento in cui porta avanti una sua teoria e modalità di scena anche al di fuori, un po' c'è uno scollamento e un... che cosa succede? Quindi questo secondo me è un altro problema e ti voglio chiedere, e volevo sapere il perché. E no, non sono problemi, sono difficoltà che secondo me sono veramente reali dal punto di vista performativo, se si parla di e poi arriverei all'aspetto più fondamentale, che era una cosa, i problemi dei critici. Cioè, vabbè, io non so se tu hai avuto il piacere di vedere il filmino che è stato girato a Taranto. No. Ok. Cioè, sti critici, di che cosa parlano? Cioè, o meglio, c'è una tendenza? Cioè, qual è l'aspetto, secondo te... Io non ti parlo di cui dovrebbero parlare, perché tanto, cioè, quelli finché, tra virgolette, non finiranno di fare i critici, parleranno sempre di quello che ci hanno in testa. Però, cioè, qui forse bisogna veramente andarsene, cioè, in qualche modo. Perché io, non è cattiveria, però in tutte le cose che tu hai spiegato, cioè, io ho cercato di stare in silenzio, non a te, ma rispetto a questo periodo che ho fatto guardando festival in giro. E non c'è neanche, secondo me, a parte qualche piccolissimo caso, la minima predisposizione a questo discorso che fai, Andrea. O meglio, è un processo talmente lungo che bisognerebbe un attimo ripartire tutti da zero e incominciare a parlare come parli tu, che sei profetico da questo punto. No, guarda, non sono profetico proprio in niente. L'unica cosa che ti può rassicurare è che intanto non servono assolutamente a nulla i critici. Nel senso, per come è impostato il mercato artistico, soprattutto per come è impostato il mercato teatrale, e per come, grazie a Dio, sono arrivati i blog, sotto certi aspetti, quindi alla fine prima li ho maledetti, il critico non serve assolutamente più a niente. Nel senso che non ti può dare una nocciolina in più di valore di quello che tu hai, non è assolutamente più preso in considerazione.
Ma io quando dico questo non voglio dire che, ed è terribile quello che ho detto, che non venga più preso. Ma la rassegna stampa, hai detto bene, ma la rassegna stampa parla di stampa. Quanti critici sono quelli della stampa? E cioè, uno spettacolo, quante critiche riceve dalla stampa? Soprattutto di un emergente? Nessuno. Quindi questo discorso rispetto alla stampa è qualcosa di cui si cura esclusivamente la grande compagnia. Là può diventare, ma all'inizio qualunque forma di critica e di non accoglienza di questo discorso non ha valore, perché tu non sei niente, quindi non cioè tanto noi dobbiamo credo ridare valore al non essere assolutamente nessuno, perché questo ti regala, forse per 15 minuti, forse per tutta la vita, per chi non emerge mai, anche però la tranquillità di una libertà assoluta, di poter veramente sperimentare, di veramente ricerca. Ritorno all'inizio, aiutami sulle domande perché sì, non me le sono dimenticate. Ho cercato di andare lineare rispetto a... Non dico che la ricerca sia, cioè, partendo da un presupposto che io faccio una grande accusa un po' a tutti, ma specialmente alla nostra generazione, nonostante la colpa non credo provenga dalla nostra. La colpa della nostra generazione è l'assoluta incapacità e l'assoluta mancanza di desiderio di volersi imporre in una maniera differente, perché schiacciati dal come lo facciamo economicamente, schiacciati dal chissà cosa diranno di noi, schiacciati dal voglio seguire l'artista X perché è più grande, perché mi fa gavetta, e questo è tutto giusto, ma c'è un certo punto in cui anche basta. E soprattutto schiacciati da un'idea, da un pregiudizio, che questo è il pregiudizio fondamentale del Novecento, immaginati del 2000, ossia che ne sai tu che quello vale più di te? Tu perché parti da un assunto che è quello di credere di una grande insicurezza rispetto alle tue idee. Questo è, cioè, a noi quello che hanno creato è una fortissima insicurezza rispetto alle nostre idee, di farle sentire non valide, non sufficienti, non all'altezza. E c'è sicuramente un altro problema reale: tre quarti delle volte l'artista adesso giovane è ignorante, e bisogna dirlo, nel senso, quando improvvisamente ti dicono questo attore sa anche parlare, non vuol dire che sa parlare nel senso che in dizione, e che penso attualmente sia il problema minore. Il problema è che non c'è un pensiero dietro l'attore. Io mi ci gioco, che se andiamo a fare una, lo possiamo fare anche domani, se andiamo a fare una intervista a un 100 attori, 99 non sappiano dirti cosa stanno facendo, ma come mestiere, né che cosa significhi, quale sia la poetica di un attore. Ora, dicendo questo, potrei essere paraculo nel dirti, ma io non te la sto dicendo, la mia. Ok? Non credo che ci sia qualcosa, no, io non dico che bisogna teorizzare il proprio lavoro, ma capire l'importanza e recuperare il fondamento dell'attorialità, ossia la possibilità di dire per 10 secondi, essere rappresentante della verità, è molto importante. E soprattutto non essere rappresentante dell'autoreferenzialità. Penso che se qualcuno già forse riuscisse a mettere questi due principi uno dietro l'altro, sarebbero un argomento interessante da cui partire per una teorizzazione del ruolo dell'attore nel 2013,
che attualmente è soltanto il presenzialismo scenico, perché diciamocelo, noi perché continuiamo a lavorare gratis, sottopagati, schifati? Perché se fosse veramente una necessità di guadagno, non stiamo guadagnando. Quindi dovremmo no? E ci inventiamo la famosa stronzata perché se usciamo dal giro, poi nel giro non c'entriamo più, ma anche chi se ne frega se è quello il giro in cui devi rientrare. Nel senso, che facciamo? È una masturbazione, continuiamo a girare dentro allo stesso giro che non cambia mai. Allora, noi rimaniamo dentro e continuiamo ad andare in scena gratis perché c'è un problema di narcisismo infinito, proprio infinito. Perché se spariamo dalla scena ci spariamo, non spariamo, magari sparissimo dalla scena, ci spariamo noi, perché c'è sempre bisogno, anche nella miserissima saletta parrocchiale, di sentirci per 10 minuti riconosciuti.